mort, nu avea cam. Ma chi le gano marone? Perché prima era attraverso la strada, guardano a casa. E poi quando stanno in mezzo, mi si cagano su. No, oh, i gatti nonni. Sono te ne va. Ma marone pure loro. Ma che stronzate state dicendo? Babù. Se Simone si muore, è che non so, te lo ricchio! Ma va, che mi vengo pure io! Ricchio! Ma che lasci mi dà, muovete! Funziona manco cazzo! Non
Toto. Oui. Venga, sì. Las Vegas? Sì, un attimo solo, ve lo passo subito, sta qua. Qui, lo so. E potete? Pronto. Ma che stai facendo? Muoviti, devi essere là prima delle tre. Ma bello, vento lì, che stiamo aspettando solamente a te. Stai proprio scassando, cazzo, mu. Vai, vai, casino, zucchero e cannella, se incazzo. Tu sai che prima o poi muore, eh? Guarda che veramente ho diabete, tieni tu, Michi. Struz. Piezza e merda. O contro, cazzo, eh? Aspettiamo malissimo. No, ma che è questo danzo? Ma posso regalare le medicine che ti stai pigliando? Sempre questo danzo, danzo. Danzo. Ma oggi vi tiene via. Nonna, ma non fa che da Isa ti metta a passare per casa. Prima mangi, poi ti piglia le medicine e ti sta. Ma oggi Vitino viene. No, non viene più Vitino. È morta Vitino. Ho capito che è morto. Io saccio che è morta e non strilla. Sariu, che ore? Presto, no, non sta. Tamezzo? Ecco, brava, tanto. Tamezzo. Solidarietà ai giovani iracheni e della Terra Santa provati da guerra e violenza. Sariu? Che stai facendo? No, niente, a borsa, ma che giù pallone. Ma che sta perché a Luca? Ma che ne sai, ma che si è stato a fare? Volevo capire. Volevo capire. È arrivato un maresciallo Rocco, è arrivato. Un maresciallo Rocco? Eh. E a che ora arriva? Più tardi, più tardi. Ah, che bellezza, arriva un maresciallo Rocco. Arriva un maresciallo Rocco. Rosa! Rosario! Uè, volevo sapere se ci stai. Mario, chi è? No, niente, nonna, è già scelto. Paga giù col pallone.
Ah, nonna! Quando torna? Ti porti il babà! Rosario! Rosario! Stamma sentita già parlare. È successa una cosa terribile, lo so, però. Però è proprio in questi momenti che bisogna stare uniti. Stamma senti, lo sa. Rimane, facciamo una festa, il compleanno di Ramara. Sia Don Alfonso che le ragazze avrebbero piacere di vederti. Facite una festa? Vieni pure tu. Senti. Ma vaffanculo. Perché non hai risposto al telefonino? Perché era spenta? Perché non sei venuta la marcia da cicchio? E allora dimmi la mia. Allora? Ma allora cosa? Allora mi devi dire dove sei stata ieri sera. Ma non, ma cominciamo una volta. Sì, finché non mi dici la verità. Ma non mica posso inventarmi le cose solo per farti piacere. Giulia, la verità. E te l'ho detta! E io non ti credo più. Ah, allora sai che ti dico? Ma vaffanculo. Ma roba... Ma lasciami. Anzi, fai una cosa, perché non mi segui tu, sempre se mi fa piacere. Giulia! 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 Chi sei Riccio? Ai! Chi sei Riccio? Ai! Ti lasci questa cosa. Come ti pare a te? Non sei stata sincera. È una che l'ha lasciata finire. Perché secondo te uno ha scritto una cosa del genere? Perché vuoi perdonare? Che tu magari ha fatto zoccolo con il suo migliore amico. E si dice pure se puttana la voglio lo stesso. Ricordati questo. Non fa mai mettere sotto una firma. Se no non si nomma. Si Riccio. Ma tu stai sempre zitto. Andiamoci. Ma tu stai sempre zitto. E che devo dire? Che ne so, qualcosa così. Quanti anni tieni? E tu? Quanti anni tieni? Io 14. Sì, proprio. Perché non li posso tenere? Ma se non ti rimanca un pelo di barba in faccia? E vabbè, che c'è zio? Io lo so quanti anni tieni. Pure io so quanti anni tieni tu. Allora? Ma allora che? Quanti anni di? Ma sei detto che già lo sai. Vabbè, non me lo di. Quasi 20. 20 anni? Vent'anni, allora. Ma come? Tiene tant'anni più di te? È meglio, no? Ma come è meglio? Tu tieni 11 anni. 12, nonna. Non si... Vabbè, andiamo. 12, sei contenta? E come si chiama, Carolina? Ma quando mai Caterina, no? Ah, Caterina, come la figlia della nostra portiera. Tamzo. Tamzo? Tamzo. Meno male. Thank you.
C'è nessuno? C'è nessuno qua? Scusa, non l'ho già fatto apposta. Babbo, non ti preoccupare, ci vediamo dopo. Vieni, vieni. Aspetta che apro la finestra. Con chi stai tu, Costantina? Venghi da pagare la mano. Ma greco? Come greco? Questa è casa Letizia. Ma che fai? Tu vai, vai a una parte e non sai dove stai? Oh. Ecco qua. E femmina? È femmina. Poi ma tu Aruta pensa che sia venuto. Quella gentile ha detto che dobbiamo aiutare le ragazze. E certo. Ma tu hai capito questo che cos'è? Questo è un centro d'accoglienza. Ah boh, buonanotte. Come ti chiama? Io Rosario. Tu? Sciancalepore. Che significa? Significa Sciancalepore Giacomo. Questa invece è Caterina. La mattina si è sempre incazzata. Fatichi qua, tu? Che fai? O militare. Come? O militare. Invece di stare in caserma, me ne sto qua. Tengono un permesso speciale, per motivi di coscienza. Perché? Perché se sei contrario al servizio militare, puoi decidere di aiutare chi tiene bisogno. No. Però dire che mica dovranno acquisire un permesso, eh? Eh no. Prima devi conoscere qualcuno che ti può aiutare. Poi devi fare domanda e aspettare. Ma mi stai sentendo? Sì, sì, come? Lo sai che ti deve rispondere? Un magistrato, un generale, un professore d'università e uno che si intende di psicologia. Vi siete già presentati? Già. Bene. E chi ci sta? Che non ci sta nessuno. Però muovere che torna Don Alfonso. E ciao Caterina. Ma noi non ci stiamo stasera. Non mi fanno piacere Sciangalep. Quando vedi Don Alfonso gli devi dire che il problema della lavatrice è stato risolto. Babbo. Sì, ma che te? E che ne saccio? So femmine. Andiamo, Rosai, eh? Signore! Puoi avere sangue di fretta? Tengo che fa. E con chi? Pre, ti interessa? Ti piacerebbe? Ma Pre, ti vuoi mettere a fare prezioso con il più bello del quartiere? Andiamo! Ecco qua, è arrivato Brad Pitt. Tenimo a Marilyn Monroe. Ma senti, vaffanculo. Che volete fare come l'altra volta? Tu fatti i cazzi tuoi. Io e mia me li faccio, sei tu che non te li sai fare. Ah, Luci, vaffanculo pure tu. Brava, c'è qualcun altro che vuole favorire? Interessa a te? No, veramente, io... Lui è Rosario, è venuto a darci una mano, eh. Io sono Lucia. Loro sono Gemma e Ninette. Ciao, Rosario. Non zimbo sembra così. Oh, certe volte pure peggio. A poi uno ci fa l'abitudine. A che cosa ci fa l'abitudine? È femmina, Don Alfonso. Ehi, e quando mai? Vedi come hanno ridotto sto povero prete. Don Alfonso, voi vi lamentate sempre. Ma senza di noi che vita fareste? Sicuramente più tranquilla. A proposito, Don Alfonso, io e le ragazze avevamo pensato di fare una festa una volta finiti i lavori in casa. Così possiamo invitare tutti quelli che ci hanno aiutato. Avete qualcosa in contrario? No, però se aspettiamo la fine dei lavori, la festa facciamo fra 10 anni. Allora facciamola per il vostro compleanno. Ah, e allora deve essere una vera festa. Non vi preoccupate, non ci faremo mancare nulla. Ma i soldi chi li caccia? Non ha forza. La festa è sua e i soldi li caccia lui. E io lo sapevo che andava a finire così. Voi l'idea è stata vostra, non vi potete tirare indietro. Prima o poi mi faranno santo a me. Sì, sì. Don Alfonso Martire, protettore delle femmine scassate. Luci! Vi volevo presentare questo ragazzo. Devi essere Rosario. Santino mi ha detto che stai sempre vicino a tua nonna, sei un bravo ragazzo, che forse ci puoi aiutare. Lo sa, qua c'è sempre tanto da fare. Poi hai visto, sono tutto femmine. C'è bisogno di uomini. Inizia a trovare, eh. Ci vediamo, Don Alfonso. Stato buono. La guaglioncella scura scura, quella là che i capelli a due colori. Chi, Ramra? Bravo, bravo. Tu hai una pressa, eh? Ma che stai dicendo? Che la fa così con tutto qua? Sì, sì. Io invece mi sa che ho capito a te chi ti piace. T'ho visto come la guardavi. Ma chi, Caterina? Ah, allora vedi che sei intelligente. Brava, Rosaria. E credi che ti piace di Caterina? È ingazzosa. E tu che ce la fai con una femmina ingazzosa? Tutto.
ci chiamate pure voi. Ma che è domenica? Vitino non è venuta. Sì, vabbè, ma quante volte ti devo dire che non ti devi fare il bagno da sola? Ma perché Vitina non è venuta? No, perché Vitina è morta. È morta, Viti? La morte è brutta, lo so. È brutta assai. Pure per chi resta. A te, quando eri piccolo, te lo facevo sempre io il bagno, invece di tua madre. Ti ricordi? Ti mettevi le mani davanti per non farti vedere il pisellino. Lo scordo, no, la nonna? Bella la nonna. E mo chi è? È Vitina, finalmente si è deciso a venire. Sì, vabbè, tu rimani qua e non ti muovere, perché sennò scivoli. Dammi zo! E fan press, sennò quella si sfastidia e se ne va. Chi è? Lo so. Ma che volete? Allora fa la parte della. Quando? Mo. Dove? Mo, andiamo con casa lui. Lo so visto. Chi fa l'arbitro? Matteo. No, non ti preoccupare, è facile facile. Se succede qualcosa, tre fischi che fanno in avanti. Buona. Mo vengo. Oh, se stavo cacciando ci ti fanno mazza tanto. Boh, tu fatti cazzo tu. Sì, nipoti di Paverini. No, sono tre carogne. Ma come dobbiamo fare con te, Casaluccio? Hai sbagliato e continui a sbagliare. Come te l'hanno fatto la singata? Mi ha guardato quando parlo. Basta. Hai capito? Che sei venuto a fare? Sente male Venturino. E mo' è roba chi ha te? Tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. E mo' chi lo stronzo addosta? Rosario l'ha portato fuori, non si vuole muovere. Dice non mi toccate, non mi toccate, mi sento male, non posso camminare. Fa una cosa, chiama all'altro e chiamaci. E Venturino? T'aggeritte, chiama là e chiamaci.
Stasera mi sento buono, ma non vediamo Vince. E questa è in più. Guarda bene. Poi, andiamo? A porta. Ma tu a scuola non ci vai mai? Andiamo a giocare più. Fino a che classe hai fatto? A terza. E poi? E poi niente più. Che fai? Fatica? Sì, ma qualcosa così. Che sono queste cose così? Non preoccupa, messaggio freezer. Ha parlato del venditore. Senti, me lo fai un piacere? Sì, però Alfonso non deve sapere niente. Tu domani vieni? Sì. Mi puoi portare le sigarette? Che tipo di sigarette? Quelle che butto. Allora, tengo già. Te. Dai. E poi tu che ti fumi? E tengo, tengo. Sono incinta, va bene? Solo che sto me la capita. Don Alfonso, lo dice la cosa più bella che mi poteva succedere. Tu stai sta bellezza. Non dormo la notte. Tu guarda come stanno in gol. Tra la nausea e il vomito. Passa giornata, faccia 30 tazze di gesso. Ma tu stai sempre zitto, sì? Ma che posso dire? Non faccio qualcosa così. Quanti anni tieni? Tu quanti anni tieni? Io 14. Proprio. Che non li posso tenere? Senti, non mancano più le barba in faccia. Buio, c'è zic. Io lo so quanti anni tieni. Eppure io so quanti anni tieni tu. Ma tu ti sei mai innamorata? Allora? Allora che? Ti sei mai innamorata? Quando ero giovane. E com'è? E che quando te ne accorgi è successo già. Ma che vuol dire?
Vuol dire che le cose belle si pagano e a caro prezzo. Padre, figlio. Figlio mio, che ne sai? Buonanotte, nonno, buonanotte. C'è qualcuno? No, sono io, Gemma. Ma tu che ci fai qua? Come che ci faccio qua? Non dovevate uscire con Don Alfonso? Eh sì, infatti, siamo appena tornate. E lui dove sta? No, lui è rimasto fuori, non torna per pranzo. Ma che c'è qualcuno con te? No, Gemma, ma chi ci deve stare? Ah! Lo sai che non mi piacciono certi scherzi? Ho detto che non ci sta nessuno, mi è solo caduta la spazzola. Sì, allora perché ridi? Ma no, Gemma, pure tu, ma sai una cosa? Se a me uno mi spia, a me mi fa pure piacere. Ah. Io potrei morire. Sì, vabbè, ma pure se fosse un bello vaglione. Ma chi? Un spione. Ma se mi vergogno pure di te. Sai che a me una volta mi è capitato? L'estate scorsa faceva un caldo di pazzi, la finestra era aperta e c'era uno dall'altra parte che mi stava spiando. E tu che hai fatto? Ma io ho fatto finta niente e mi sono cominciato a spogliare. E poi? E poi su più bella gli ho chiuso la finestra in faccia, sto stronzo. Brava, è la punizione che si meritano. Vabbè, vado a dare una mano in cucina. Sei caduto lo spettacolo, eh? Levati quella faccia di scema e dimmi mamma che ci facevi qua dentro. Che? Ti stringhi tutta la lingua? Ma che ho saputo che eri uscita e quindi ti stavo aspettando. Ma non ti ce la passa via. Guarda che è vero, ti volevo dare questo. Cresto cosa? È per te. Chi te l'ha dato, eh? Bello, eh? Assietto, dai. Ma che è antico? Boh. Magari vale pure. Ma che vuoi in cambio? Una foto mia, tiè. Io non voglio davvero con nessuno. A tavola! La pasta si fa fredda. Signora nostra, guarda la tua lampadina. Che fa? Mangia quasi? Sì. Ah. Prima le signore. E cre? Non c'ho più fame. E perché? Cazzi miei. Rosa, un regalami quando me lo porti. Oh, tra me e Lucia non ci sono segreti, eh? Ma qua regalo? Una bella scatolella d'argento antico. Com'è che a Caterina ci fanno sempre regali a noi niente? Ma quanti innamorati tieni, lei? Ma te che sono fatta? Scusate, se questa non la vuole più nessuno, eh? Aspetta un momento, eh? Ne vuoi un altro po'? La voglio io! Ma non hai detto che non te ne devi fare? E mo' mi è venuta. Non lo senti, ma non lo sai che alla baronessa qua la devi pregare? Ma sta zocca la bufala! E mo' magnamme. E gli altri vengono affasticinati da una parte. Ma dilla l'amica tua! Ma stati zitta, zingara di merda! Vaffanculo, puttana! No, aspetta! Ehi qua, stronza! Ma perché ce ne sopporto più? Gemma, dove vai? Fanno sempre così. Aspetta!
solito teatrino. Sti cazzi di femmine. Queste cose. Ho salato il giorno libero a casa le dici. Guarda, ma che ci vuoi fare la bocca? Sì, che mi sei innamorato della prevede. Di tutti scemi, sì. No, questa chi ne femmina? Femmina. Capito pure. E quante sono sti femmine? Vanno, bene. Ma ce ne sta una, no, Caterina. Maronna, mi tiene due sizze in culo. Ma perché, l'ha vista? E che ci fai? Che mi sono chiavata. Cagando un culo. Quanti anni tiene? 20. Ma quando l'ha visto su film? Non lo so, va. Cioè, tiene una voglia di fragola qua. Piccola, piccola. Pure quella mi sono sognata, sì. E giuro. Ma chi a te? Ma che me ne fatto se tu ci grida no? Ma la ragione, ora ti giuro che ho fatto un zoo. Uscì. Ma giù, comunque, oggi se non vai nessuno, 10 minuti e ce ne ho. Ok. Ma si può ogni idea ci piace. Aspettiamo la sveglia, passo. Non è che schifo, ma che è sta roba? Uè, Rosa, stanno arrivando, muovete! Vieni, ci nascondiamo qua! Piace, eh? Si vede, ma non si tocca. E quanto vuoi? Secondo te, quanto va? Ora è andato. Sei sicuro che è stato? Come, non sono sicuro. Ieri sera mi ha chiamato, mi si è rotto. Ma tu bambino non c'è a casa. Faccio tutta la giornata. Guarda tutta la giornata, non ti preoccupare. Cacciate con la pezza, non mi lasciare la tua. Ma non ti fa niente, non ti fa niente. Deve accirare a tutto quanto che dicesse. E mo che stai facendo? Oh, bresi, ma che bello uomo. Come ho rotto proprio cazzo? Ma com'è? Non mi cambi spartito, ti... A pistola! A zitti a parire a chi lo stuzzo è merda, no tu? Ma mi sa a me a poca inganna, no a te?
Ti sbatterò io, penso, no tu! No, 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 no! Lo sai che fa uno quando gli punti la pistola? Ti guarda. Tu guarda dritto in faccia. Vede se tieni le palle. La pistola è un momento quando la cacci. E se non cogli al primo colpo, è meglio che te ne vai. Ma tu guarda questo, ma dove lo state portando, lei? Oh, ma chi spensi che lo stanno a rubare? Ehi, noi siamo gente per bene! È sto strunto che ti ha fatto potreggia! E chi lo si fa potretta cose, chiave, sorda, la mamma! Ma tu ci vuoi fare, si vuoi dire andare a spurtonare? Proprio, lo scelzi, ma no! Ehi, e ciò pare ce la sta gente la motorina tua! Ma se no che si cazzo, che non ci vanno a rubare! Ehi, ma rubare! Il motorino è mio! Oggi non ho qualche la tocca! Ma che cazzo? Ehi, e tu che cazzo? Ma io ho fatto una piccina! Invece a me mi è venuto un altro spazio. Che le trombe raga. E sai perché? Perché tu a me mi stai in coppo cazzo. Quando uno ti minaccia, ti spiega pure perché ti minaccia. Non devo mettere paura, ti dai uno struzzo. Chi devo fare male veramente non te lo viene a spiegare. Te lo fai e basta. Ti stai cagando su te, eh? E cerca di non farne troppa. Ma se no mamma t'ha fatta. E non vorrei scicare, strunzo! Lidia? Sicuro che ci sto? Ci stanno, ci sto. Chi è? Amici di Pasquale. E che volete? Indovina indovinello. Ah. E mamma è tardi, non lo saci. Quando ne siete? Si cai. Transito, facite bordello. Aspettate qua. Oh, voglio guardare la case, per una sfugliatoia. Ma ovvio io no. Ma tu sa buono che le ce ne muore? Allora, a proposito, ma c'è dice a Caterina che si chiama da notte? Cioè, che se non ballano cazzo, è una zoccola. Però è capace che Caterina si schifa, se viene a sapere che vai con le puttane. Ma siamo se dovrei sapere. Quella è una lingua sana dappertutto. Boh, ma tanto a me Caterina non mi fa mai cifra. E perché? Perché la gemma si incinta. Che succede? Che è successo? Niente. Andiamo? I soldi me li era prima. Aspettate qua.
Benedetta. Andiamo? Andiamo, bella. Benedetta, io sto di là. Tutte zizio. E allora? Mario, finisci, devi mangiare la raccia. Questo cesso. Ma sta a presto. Mario, dai, un po' l'arancia. Vuoi l'arancia? Dai, chiama Mario. Ci caga sotto che la zoccola. Chiudi la porta per piacere. Ciao, Miguel, come stai? Buonasera, signora Maria. Ehi, Santi! Ehi, Luci, ma non è come si bella stasera. Ah, grazie, ciao, Rosa. Hai visto Don Alfonso? Sta là. Ciao, Antonio. Ciao, finalmente sei venuto. Etta. Ciao, Antonio. Ciao Rosa. Ma la musica stasera, Rosa? E mo mattina. Bene. Chiami, eh? Buonasera, signora. Ciao, senti. Bello io. Mai, ogni settimana. Io sono stanco di dire messe per i morti ammazzati. Don Alfonso, buonasera e tanti auguri. Grazie, grazie, senti, grazie, Rosa. Uè, senti. Uè, ciao, Shangalè. Senti, tu lo conoscevi, quel ragazzo che portava i frigoriferi? Ma io, che la canna accisa. Faticava vicino a casa. Dice che si è trovato in mezzo alla sparatoria per caso. Ragazzi, qua si deve fare qualche cosa. La vuoi? Don Alfonso, quelli non si pigliano paura di niente e di nessuno. Ed è per questo che noi dobbiamo uscire dalle nostre case, fare vedere che siamo in tanti e tutti quanti uniti, giovani, vecchi, donne, ragazzi. Fare vedere che noi non abbiamo paura e che siamo contro la violenza, perché il Signore non è con loro, il Signore è dalla parte nostra. Dice proprio bene, Don Alfonso. Buon imprendito. Buon Malbo. Che ci fai, Caffor? Oh, sto parlando con te. Manca. Com'è buona la sigaretta. Com'è che non sei venuto sti giorni? No, niente, oggi è venuto lo fa. Oh, ma che ti sei fatto? Niente. Oh, chi ti ha fatto? Nessuno. Ma ti fa male? Frangitti, che cosa, niente? Fammi fare un altro tiro, va. Oh. Ma balli pure tu? Sì. Sono pure brava.
faccia. È come un prigioniero che vuole libertà. È una rivoluzione di giustizia e di amore. È come la pioggia nella siccità. È l'urlo di chi non ha mai. Sei Rosario? Sì. Sei l'unico che sa di fumo oltre Caterina. Che ci fai qua solo solo? Ciao. Dai, entriamo dentro. Che c'è? Sei timido? No. Che non mi piace la confusione. Hai ragione. Quando c'è tanta gente che parla tutta insieme. Scusa, devo dire una cosa. Senti. No, no, torna giù. Andiamo un po' dentro, credo. Sì, no, no. Sì, perché ti devo un po' d'aria fresca. Ci sta Rino? Pronto? Ci sta Rino? Ma chi è? Ma ci sta Rino? Naturalmente. No, non c'è. Ma chi è? Rino? Chi è? Fatte morire, mo' m'affaccio. Guaglio! A chi vai cercando? A una voi, che volete? Sai. Cazzo sì, che cazzo vuoi? Allora, che cazzo da mannata, che appartiene? Ma che cazzo la saccia, marita, sa parte rin? Allora? Niente, volevo dire una cosa. E dici? Vengono a fare capo ponderessa. Ci volete sentire? Guaglio, io a te non t'ho mai visto. Non saccia. Conosce frate mio, a Rino, a Daniela. No. E chiama Trasia. Ma chi ci sta nei vigili? Magari. Ma che è successo? Uè, ma che stai facendo? Carene! E gli altri? Ma che domani, che scemo in mezzo? Chi li ho mezzo? Poveri, ho mezzo tu, ne scendi che documento allora? Guarda che ti conosco, Ci conosce, ci voglio, ci conosce. Andiamoci a fare un giro allora. Scendi no, io chiamo la polizia. Sì, chiamiamo la polizia. Ma chi chiama tu la polizia? Mi sa che l'ha un coppa, mi mangia lui. Senti, e che fai?
me la guardava così. Cosa faccio? Ma rubo mezza così senza fare niente. Scina, signorina, scina capace, da fa male. Sì, che te gente è mezza, è saggio. Signorinella, fammi avere esistio. Fangelo vrega, sennò, ma sta gente è merda. Scina basso, fammi. Fangelo vrega, non si come allora. E scina, signorina, scina capace, da fa male. Sì, sì. Teniamo un conto in sospeso io e te. Oh, ma che ti vi? Oh, fai poco il cretino, ma che ti credi? Che non ho capito che sei stato tu. Ma fare che? Tu non mi fai paura. A me non me ne fotto chi si cucchita. Fai ecco da credere dimostra. Tu a me non mi sei niente, hai capito bene? Don Alfonso vuole fare la denuncia. E la dobbiamo firmare tutti quanti. La denuncia? Ehi, la denuncia, Rosa, non fa vorrei che non ne capito. Quei delinquenti dell'altro giorno. E ci devi stare pure tu. Ma chi? Ah, già, perché tu non lo sai niente. La denuncia è domani alle 9. Ci vediamo a casa di Tizio e poi amo tutti quanti da quest'ora. Aiuto, vieni puntuale. È lei, Eutananza. Ah, Rosa, ma che cazzo lei che? Ah, boh, ma che ne sai? Sto d'accordo, che lei nascesse. Bella e scostumata. Ah, ma sapete che ci stai nuovo? Ma sinistra a fangulezze, casa Letizia, Sandina, donna Alfonso, denuncia o mezza roba? Rosa. C'è la scimola la partita 15. La partita 15? Ah, buona. È un genio, Vengo. Angano cazzo e straccio, da quello c'è se merda. Allora, ieri abbiamo arrestato uno. Un uccellino che appena entrato nella gabbia ci ha cantato una bella canzoncella su... Scusate. Abbiate pazienza, ma è successo qualcosa qua? Ma se fai fatemi. È meglio. Toni, come si chiama quell'uomo e merda che se volete sapere scarpe? Casaluce. 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 Una bella canzoncella su Casaluce. E a proposito di Casaluce, ci vogliamo fare due chiacchiere io e te, eh? Quando verrà? Ma chi? Non fare lo stronzo. Allora? Ma non mi capisci o non mi sento? No, 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 ti ho capito pure. Solo che a chi lo si è no, sacci. Documenti. Eh? Ma faccio come un animale quando già ripetono due volte cose. Io 11 anni tengo. Ah, e allora ci ammassa accorta. Di chi si capisce le legge, capito? Chi sta imparando io un mestiere? Ci dice che la caputimo fa e che la non putimo fa. Comunque 11 anni tengo. Chi dice? Sto parlando con te! Che tiene, Mook? La caravella? Ma non lo provo a me, no? E lei fa nulla. Andare, trarà, ma che si tiene, Mook, cai? Oh, scaccia, sputa, da mettere scuorn, la mela, che non mi fa schifo niente. Ma che? Fanno male i denti. Oh, guarda qua, ma guarda qua che belli i carabelli si accattano su agli uomini. E come, andiamo a fare due chiacchiere, parliamo un po'. Andiamo, che non ti hai fatto niente, tu sei uno strunzo e merda. E prega la Madonna che ti arresto qualcun altro. Perché quando arriva il momento, e sta sicuro che quel momento arriva, si dà a chiappi, ti porti in un posto che ti faccia diventare fede. Ci siamo intesi.
Rosa, la gente non vale un cazzo. Sono un branco di cacasotto. La prima volta che ho ammazzato uno avevo 19 anni. Se ne scappo come mi vide. Scappano sempre. Loro scappano e tu cammini. Tanto sai dove li abbia. I posti li conosci. La ragazza va. Alla fine si buttò dentro da un barbiere che lo strunzo. La toccavo come una femmina. Pareva una zoccola scatenata in da colpo. Ma non potevi già nessuna parte. Gli ho sparato due volte in petto. È andata a terra come lamento di cane. E a quel riccione del barbiere sa cosa gli ho detto? Una parola soltanto. Una soltanto e niente più. Questa è la gente, capito, sa? Te, Gennaria, cazzo tu ce l'hai? Tu cacci palla e la gente cala capo. Davanti alla morte la gente scappa. Non ci deve stare nessuno. Ma non vi siete accorti che questa qua è morta? Pezzo di merda! Cucina, basta! Basta! Venivi prima, non moriva! Andiamo, fuori, fuori! Se venivi prima, ti potevi salvare! Non è solo la porta di guardia, chiamate la polizia, dai! Andiamo, dai, che ci siamo già, ma ti scacca! Questa non te la facciamo la testa! Sì, sì, ce l'ho qui davanti, sì. Scusami, ti devo richiamare. No, 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 mercoledì mi sa che non posso. E vabbè, vabbè, ti faccio sapere. Non lo so, alle 7, sì, alle 7. Sto qua, ciao, ciao. Dottor, non va successo niente con questa cosa. Mamma vada sta accorta. Io appartengo a gente che tiene poche parole. Ma si può sapere che cazzo volete da me? Oh! Sgarrate la bocca. È meglio per voi. La faccia mia sapete. Ma non la sapete più.
Posso sapere almeno che ho fatto? Voi non vado a preoccupare, basta che mi state a sentire. La faccia mia, la sapete? Ma non la sapete più. Pronto, sono estinto per Morelli. Sì, è tornato. Sì, 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 nella mia stanza, deve essere ancora nell'ospedale. È appena uscito, sì, nell'ospedale. Va bene. Sono dei momenti che noi ci guardiamo dentro e fatichiamo a ritrovare la fede. La vita ci sembra invivibile, troppo costosa per le nostre forze. Ma è in momenti come questi che noi dobbiamo essere più uniti. Noi dobbiamo sforzarci di credere che se Caterina se n'è andata, il Signore avrà avuto una buona ragione per riprendersi. Preghiamo per la sua anima. Fuori Rosa. Che conosci. Ma perché non ti unisci a noi? Tu vedi il dolore di questi tuoi figli, della morte della nostra sorella. Un tempo così breve, la sua. Dice che ti tremano le mani. Ma che bari c'è, sciancale? Un fuoco stronzo, Rosa. Lo sai che sto dicendo. Lo sapevo, lo sai. Il problema è che certe cose, se uno non le sa finire, è meglio che non le comincia proprio. Se no poi sai che succede. Ci si caga sotto. E per levarsi dai guai va dicendo che appartiene a gente che manco conosce. E sbaglia. Ma gli sbagli si fanno pure acconciare, eh? Se uno te ne è palla. Ciao, Brasi. Non lo so. No. È una sigaretta. A proposito, lo so, ma com'è che non ti fai più vedere? Ma chi? Ciao, Adio. Ciao, Rosa. Rosa, vedi che ti vogliono là. E chi è? Va, va. Sei tu, Rosario? Sì. Assieto. E così sei tu quello che va in giro a farsi debiti con la bocca. Hai fatto proprio una bella puttana, te voglio. Mamma. O sai quando fai sti di girata? Eh? Te ne vuoi uscire da qua? Allora mo fa quello che di chi? Guardami in faccia quando ti parlo. Che ho detto? Faccio quello che dici tu. Anna, fammi un bello caffè. Lo sai, amo bello. È il sigillo che ti è venuto a bere? Sì. Lo so, è tuo uomo, Bruno! Ehi, facci.
come sempre, va vero? Mio nonno ha visto che il ragazzo sta con me. Andate a te ti piace il dolce. Un saggio. Bevi. Lui è dottore. Lo tengo da 3 anni. Come mai è proprio dottore? Po? Ah, così mi è voluto. Andiamo, sai. Questo è il deposito di mio amico. Quando eravamo piccoli, lui fotteva le chiavi a padre. Venivamo qua e ci scendevamo le cassette sante. Che vedo? Che sei? Ti piace aranciata? Sì. Beh, beh. Piace? Ma tu non l'hai mai fatto, lo sa? Come no? È bravo. Comunque, senti una cosa. Non fa mai trattare a mappino vicino a una femmina. Anche se ci vuoi fare di figlio oppure da voce, lo sa. Ricordati sempre che se vuole, la fissa la mette in capo. Io la fissa me la compro, lo sa. Le cose belle si pagano. Pure nonna Lillino dice sempre così. Le cose belle si pagano. E c'ha ragione nonna Lillino. Sì, mamma, perché sei venuto qua? Ma finisci tu. Thank you.
C'è da accendere? No. Tu hai scritto dopo. Rosa, oggi devi vedere una cosa. Andiamo. L'appuntamento è domani alle 3. Tu arrivi mezz'ora prima. Qua sotto c'è un'edicola che vende pure bibite. Tu vai e ordini un succo di carota. E poi? E poi spiet, ti diciamo noi. Un succo di carota. Finiscila. Sì. Va bene. Aspetta che si spegne la luce. Thank you.
Se ti rimane un sangue un coppio in mano, non ti pulire addosso. Sai come fare. Voglio, che c'è? Ti sei di male? No, no, è calcio d'angolo. Ah! No, no. Posso fare di dire pure? Sì, vieni, vero, sì. Perché sta mamma mi sembruglia Nord e sud alle bande opponenta Dice come ne siamo stato malamenta Francischi la vittoria caribanta Provo da gira non vuoi da tutto quanto Se ne spartuto terra uomo e denaro Riposti dente pare una industriale Se ne spartuto terra uomo e denaro E ne abbiamo fatto tutto quanto santa mare Sud Ma bruciata Perché la caccia mi sta a me Ma bruciata pronta Ma bruciata, voglio far sapere chi ha costruito sto paese, ti voglio far sapere chi è una papà di spesa, chi è stata deportata per quarta sordomesa.
qualcuno siciliano e calabrese. Fammi miseria, schifezza e malattia. Chi è stato prezzo cavava da terra mia. Papi che sto fuoco e lussi città. Macchine, palazzo, eroina, quantità. Mafia, andrangheta, sacra, corona, unità. Che sta tutta che la caccia nella sata. Le facce te non avvero, non sono nemici. Un deputato come un ristorino vica. Siro, sud, volumo, sud, siamo cresciuta. C'è sta iarate e non l'ho mai avuta. E quella che mi è passata, quella non mi scorda. Non sud, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronta. Con quella caccia di strada, ma brucia pronta. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronta, pronta, pronta. Non sud, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronta. Con quella caccia di strada. Ma brucia pronta, ma brucia cama, brucia cama, brucia pronta, pronta, pronta. Genta mia, genta generosa, non va rendita cagnato tutta cosa. Su, 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 si insiste, tu resista. Su, 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 si insiste, tu resista, rico. Su, 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 esiste, caro, esista. Su, 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 esiste, caro, esista.